Ed ecco qui Rebecca Eusepi, dico bene, del giornale Lo Strillone, San Vito Romano, accompagnato da una delle docenti responsabili, la professoressa Martini, Simona Martini, giusto? E approfittiamo per salutare la collega Cristina Galizia, che ci starà guardando sicuramente. Allora, benvenuti qui a Chianciano. Tu sei in nomination per quanto riguarda la sezione articoli, un bel successo. Ho saputo che sei anche un sindaco, quindi benvenuto, caro sindaco. Sei contenta di questa esperienza? Sì. Emozionata? No. Nervosa? No. È di poche parole, carina. Professoressa, allora, questa attività come va? È faticoso? I ragazzi vi danno soddisfazione? Come procede questa attività? Beh, l'attività procede benissimo, i ragazzi ci danno tante soddisfazioni, ma io ovviamente vorrei ringraziare le altre due mie colleghe, cioè la professoressa Galizia, ma anche la professoressa della scuola primaria, che non collabora allo Strillone, ma è sempre del nostro istituto comprensivo, quindi mi sembrava rispettoso, anche perché insomma hanno vinto anche un premio anche loro. E ovviamente i ragazzi della seconda A, che è la mia classe, e della terza A, che è la classe della professoressa Galizia. Loro si impegnano tantissimo, sono molto attenti poi alla realtà del loro piccolo paese, ma un paese nel quale si fanno tantissime cose. San Vito Romano, in provincia di Roma, bellissimo paese poi tra l'altro. Bene, allora benvenuti qui a Chianciano, ci vedremo alla cerimonia di premiazione sicuramente, nel frattempo divertitevi. Buongiorno, arrivederci.